praticamente giorno 12, salve a tutti, giorno 12 febbraio noi avremmo pensato di organizzare una trasmissione, proprio una registrazione in questo stadio, in questo campo, stadio, vabbè, diciamo, chiamiamo lo stadio, un giorno sarà anche questo stadio. Sì, solo che capita accanto all'angolo e non mio marito, oggi. Oh, ma manco io mio marito, che significa? Non sta all'angolo e uno non sa. No, perché invece io... Lei si marita? No, mia moglie per caso. Sì, a moglie, va bene. Allora, chi sono questi ospiti? Allora, alla mia sinistra, Francesco Maria Carmelo Polimeni, presidente dell'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica Chistisimu, il presidente dell'Associazione Culturale, anzi dell'Associazione Sportiva... Culturale e non. E non, del Mimmo Barillà. Armando Segato. Armando Segato. Un altro presidente, diciamolo, direttore del corpo di ballo del tango argentino figurato e Coppe, Sommazzi, eccetera, eccetera, Nuccio Lucesano, presidente dell'Associazione Culturale Sportiva Chistisimu, esatto, nonché non ha la firma in banca, va detto. Quindi l'aveva formato tutti così. E poi ci sono tanti altri ospiti. Che cosa abbiamo pensato di organizzare? Tutti organizzano i carnevali, cose, c'è pure noi. Il nostro carnevale più povero del mondo. Carnevale povero, ci sarà una partita cagonna invece della maschera, tutti quanti maschi cagonna. No, possiamo aspettare le domande dei giornalisti, perché dobbiamo... No, io la presentazione. Naturalmente il tutto sarà contornato, se così si può dire, da Frizzi, Frazzi, Codion e Jaskavroschi, molto probabilmente. Ecco, ci sarà questo torneo relativo, però serio, chi stucca, dei bambini, no, bambini, allora, bambini. Allora, intanto... colgo l'occasione per ringraziare ulteriormente i due esponenti qui dell'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa e Non, Chistisimu, Aspici e Polimeni, per questa ennesima manifestazione, che non è la prima, lo sapete, già ne abbiamo fatte altre due o tre in stretta collaborazione con la mia società, ma a rafforzare l'idea che il calcio, oltre che essere sport, è soprattutto divertimento. Fatto con i bambini, a maggior ragione deve essere divertimento, e questa stretta collaborazione tra una società di calcio e, diciamo, e gli artisti Auspici e Polimeni, che hanno fatto dell'umorismo il loro stile di vita, è per rafforzare o per inculcare ai ragazzini che il calcio è soprattutto divertimento. Stai parlando serio? Ma stai piacendo pure? Tutte queste parole volete sordo voi? No, voglio sordo, ma stai piacendo? Allora potete continuare. No, va bene, no, ci saranno... Chiuderei qua il mio intervento, perché... Ma io chiuderei la trasmissione. E gli monindo, figlioli. No. Allora, che belle cose che dice. Partiremo alle ore 14 con la finale dei bambini. Sì, 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 diciamo che l'abbiamo inteso riservare questa manifestazione ai bambini più piccoli, al 2006, al 2007. Il carnevale è dei bambini e di chi si sente bambino. Chi si sente bambino. Hai visto le parolone pure? Porca miseria, stavo prendendo una bella conferenza stampa. Oltre, diciamo, queste manifestazioni ci saranno delle cose di contorno. Ma certamente, se no la vostra presenza qua non avrebbe significato solo ed esclusivamente per... I carri allegorici, che se per dire, ecco, ora voglio dare una legnata a tutti gli amministratori, i carri allegorici, venga qui con la 1. I carri allegorici che si sono persi. Noi vogliamo organizzare, purtroppo i mezzi sono questi, la lapa allegorica, io lo voglio dire. Ora ma trovare una lapa, tante lape, cioè che è in possesso di lape. Ma io penso basta una, ci facciamo fare un giricetto ru campo. E che ci mantini sopra? Non lo so. Poi la Marona alla montagna. Più o meno è uguale. Sì, sì. E allora ci sarà gente con fisarmonica, organetto, tamburetto, eccetera, eccetera. Ci saranno i dolci, grazie a Fragomeni che ci ha promesso una torta. E poi le mamme debbono preparare la pignolata, perché questa manifestazione si intitola... Il sottotitolo è Da Facisto a Pignolata. No, Da Facisto a Pignolata. No, vabbè, c'è chi lo intende in un senso, c'è chi lo intende in un altro senso. Bravo il cameraman, perché mi appoggia. Questo signore è un artista, anche se è un po' timido, non è a capo, perché sono un gruppo di... Scusa, a sto punto faccio tutta, ecco, metto un fagiolo. Come posso? Dico io, questo signore è un signore che fa del tango argentino tango? La sua vita. Tango argentino, sì, sì. Ci faccio questa cosa, lui è amico nostro di vecchia data, di infanzia. Amico tuo. A me volevo sottolineare. Grazie. Quindi ma cacciassi l'amicizia? È tipo Facebook, ormai caccia. Comunque lui adesso si occupa di tango argentino.
Lei sa cos'è il tango argentino? Sì, è cosiddetto perché l'hanno sviluppato innanzitutto in Argentina, perché se fosse stato, diciamo, sviluppato in Brasile sicuramente avrebbe... Però un irrigio. Perché... Comunque questo tango voi vi esibirete nell'intervallo... Più che esibizione per far conoscere come il tango argentino e le persone che non, ancora non... Che il tango argentino è anche patrimonio dell'umanità, no? Bravo, è il patrimonio, quindi. E quindi niente, facciamo un balletto con tu. Sembria caro Ulisse. Un'esibizione dunque per fare un'esibizione per fare conoscere, diciamo, il tango argentino e per fare appassionare e innamorare le persone di questa, perché secondo me questa è cultura, non è solo un ballo fine a se stesso. Compare, diventiamo amici. Venite, allora, diventare una volta amici, meno male. Quindi venite perché tra tanghi e poi ci sarà il pezzo clou. Il nostro Natino Ficara che farà il comico, no? Aveva contare Barzelletti. Barzelletti. E non ci ha detto ancora niente perché non conciamo il signore Marchetta di che face l'aeroplano, Aiaddina, eccetera, eccetera. Insomma, noi vogliamo divertirci. Non vogliamo contributi. No, aspetta, non vogliamo contributi. No, questa è una cosa importante. No, soprattutto quello. Ma abbiamo una notizia in questo momento. Ho avuto la conferma della presenza di Fabrizio Corona, che verrà anche lui. Sì, mi giurato sulla Nuriso mamma, mi dice che non bene. No, penso che bene, alla fine può darsi poi. Comunque, stavo dicendo, non vogliamo contributi, vogliamo soltanto divertirci. Anzi, se siete cacchi 10 euro, 5 euro, non si paga niente, ci saranno le chiacchiere, perché tutte le mamme, sono tutte belle le mamme, prepareranno le chiacchiere, chi ha vignolata, chi preparerà un dolcino e naturalmente poi la nostra mamma, la mamma di tutti, Fragomeni. Fragomeni preparerà una torta i durissi esagerata, la torta di carnevale. Noi vogliamo soltanto divertirci, giusto compari? No, li chiamiamo compari, a Riggio dopo due minuti si chiamano tutte compari. E allora, giorno 12, martedì, noi saremo qui al Armando Segato in via Padova e ci scambieremo le adesioni. Chi vuole giocare la partita in maschera è tenuto a dirlo sul sito di Alfredo Di Franco con congruo anticipo, in modo da poter organizzare bene anche la partita. Quantifichiamo questo anticipo? 12 ore. A che ora si gioca? Cioè alle 2 iniziano i bambini? Alle 2 iniziano i bambini, alle 2 l'accoglienza, diciamo, incominciano a venire le persone, poi alle 2 e mezzo faremo le finali dei bambini. Voi portatevi una gonna, i grandi, una gonna, perché il ballo sarà, vieni, la 1, il ballo sarà in maschera, cioè non ci vuole la maschera, cioè il ballo sarà con la gonna, allora, quindi se vostra moglie... Senza pantaloni, sì, gli slip sì. Allora rovesciate non lo faccio stavolta. Quindi questa bella partita della gonna che noi facemmo un giorno nell'80, però ora la portiamo a conoscenza di tutti, questa partita con la gonna, cioè... Portatevi la gonna da casa perché noi andiamo due sì con noi, ci pigliamo meno. Come facciamo a distinguere tra le varie gonne? Cioè, su due squadre, no? La squadra va a giocare, la gonna è un colore, se facciamo queste gonne multicolori. No, vabbè, manda canusci. Chi stesimo alla fine? Voglio dire, state attenti, non uscite da casa con la gonna, non uscite da casa con la gonna, cioè... La mantita da una parte, poi la mantita perché ci sono gli spogliatoi. Una volta anche io sono uscito da casa mia, perché io mi fare mariche e fufi, e quindi lì c'è succata proprio che la capa arrucca. Non lo fate voi. Perché se... No, per vostra moglie, mi dici, a onde stai andando? No, è dire... Dai, tutto per scontato, sono tutto sposato, per vostra moglie. Moglie, vostra mamma. Potremmo parlare di Cerbottani al carnevale? Sì, sì. E parlate. No, ora no, Cerbottani chi ti dà... Non si può più fare con la pasta del pane, giusto? Né riempire i manganelli con la sabbia per piccare le ragazze. Va bene, noi abbiamo chiuso, scingimo. Quindi abbiamo detto di questa manifestazione, giorno 12, martedì di carnevale, la Lapa, Natino Ficara, tamburetti e organetti, il tango figurato, argentino, la partita in maschera, io penso che troppe cose organizziamo, Fragomeni... Quando verno l'ape non torna chi, due, abbonate, ma che ci riste, prendetevi le lape e compratevi le bare.
e sparavo. E su questa parola, bar, noi chiudiamo Angeles. No, vabbè, il carnevale poi è l'ultimo giorno, è l'ultimo quindi. Giorno, e vi lasciamo con la poesia. Carnaluari, muriudono. No. Carnaluari muriu de notte, no, non gli era lo dignuseddu. Ah, dignuseddu, no? Carnaluari muriu de notte. Sicuro che carnaluari non era dignuso. Come non marrò? Carnaluari muriu de notte. Era rassau. Era rassau. Quattro rocotti. Quattro rocotti. Come, vabbè, il Natino Figara poi lo dico. Non è che carino Ruletto. Carnaluari carino Ruletto. La buttano Lazzaretto. Lazzaretto era chino, no, era chiuso, anzi carne allora gioco. Era carnevale, non gira per ligna, che da reto c'è Marco della Sagna, sette vire, del rupo. Carnevale, Spenose Marchetti, Furino, Morini Salvatore. Allercao, sia Anastasi, Capella e Bettica. Va bene, ci sentiamo, dove rimo sta signora? Se non chiamiamo noi. Penso che chiamiamo noi. Chiamiamo noi. Vabbè, giorno dopo. Giro partito, Jimmy, abuso.